magari a Varese, cioè entrare quando la squadra è in 10, quando insomma un po' diciamo marcatori devono saltare, è più difficile, è meglio entrare dall'inizio, non partire in corso, cioè ti crea problemi il fatto di essere entrato sempre a partire in corso. No, problemi non me ne crea, però naturalmente quando si gioca 11 contro 11 è sempre meglio che giocare 10 contro 11, perché in 10 sei sempre in difficoltà, l'uomo in più è sempre, si sente in un campo da calcio l'uomo in più, quindi non è che io chiedo di giocare 11 contro 11, però il mister aveva bisogno di questo cambio per far sì che giocassimo diversamente, quindi c'è stato bisogno di giocare 10 contro, c'è stato bisogno di giocare così, però a me non dispiace, alla fine l'importante è aiutare la squadra, contribuire con la squadra e abbiamo preso questo punto che è molto importante per noi. Domenica e sabato anzi mancherà Tia, quindi insomma potrebbe essere più probabile che tu giochi dall'inizio. Non lo so, qualora venissi chiamato in causa però io cercherò di farmi trovare pronto, perché alla fine diciamo, sono venuto qua per giocare, per giocarmi le mie chance, per contribuire, come ho già detto prima, al lavoro del mister, al lavoro della squadra, di cercare di andare più in alto possibile. E come ho detto prima, qualora venissi chiamato in causa sicuramente mi farò trovare pronto. Diciamo che contro il Varese sono stato tra virgolette fortunato a giocare 45 minuti, perché ho messo più condizioni sulle gambe, ho preso più minuti, perché io sono diciamo in ritardo di condizione, perché a Monaco c'era stato quel problema con il tesseramento e quindi ero messo tipo fuori rosa per una settimana quando stavamo cercando di chiudere la trattativa con il Lanciano. E diciamo che sto recuperando bene grazie all'aiuto dello staff, del mister, dei vari preparatori, e piano piano mi sto mettendo in condizione. Rispetto a 2 settimane fa sto decisamente molto meglio. Scusi. Col Frosinone, la prossima? Col Frosinone vediamo, come ho detto prima, se dovessi giocare darò probabilmente il 100%. La cosa che voglio è che la squadra vinca, almeno pareggi, speriamo che non perda. E qualora il mister mi dovesse chiamare in causa, anche attaccando oppure esterno, io darò il 100% pur di aiutare la squadra. No, io ho sempre fatto la punta centrale, però come ho già detto, qualsiasi posizione dica il mister per me è la stessa cosa. L'importante è giocare e aiutare la squadra. È la competizione comunque, cioè dalla concorrenza. Sì, c'è una concorrenza molto forte, perché tra me, Tiam, Cerri, io già li conoscevo già, perché con Tiam abbiamo fatto il settore giovanile dell'Inter, anche se lui c'ha 2 anni in più, e con Cerri ci siamo visti anche a Parma. C'è una bella concorrenza, ma è meglio una sana concorrenza così, perché con Cerri siamo molti amici, con Tiam andavamo pure a scuola insieme. Quindi meglio una sana concorrenza così che piuttosto che essere nemici. Siamo tutti amici, infatti la forza di questa squadra secondo me è il gruppo. E sono onorato di farne parte. A scuola insieme, in che senso scuola? Alla scuola, quando andavamo a scuola a Milano. Ah, a scuola? A scuola, sì. Chi è stato approcciato di più? No, non diciamo la stessa classe, però vari corsi, diciamo per corsi di recupero, perché noi non frequentavamo sempre. Però andavamo sempre, eravamo sempre lì, giocatori dell'Inter, eravamo sempre insieme. Lui era 2 anni avanti, no, lui era, un anno, era due, è 2 anni in più, però era ripetente perché era straniero. E quindi lui copiava te? Lui copiava me e io copiavo da lui. Io copiavo il suo nome e lui copiava il mio nome. E poi eravamo bocciati entrambi. Meglio giocare a pallone. Allora, io ho sempre fatto la punta centrale, sia dalle giovanili dell'Inter che in altre squadre, quindi il mio preferisco giocare come punta centrale, però c'è cioè, 3-5-2, 4-3, alla fine i numeri non contano niente, alla fine siamo sempre lì in mezzo, alla fine come posso trovarmi a fare la punta centrale, come posso trovarmi a sostenere, che ne so, un mio compagno che tipo, faccio un esempio, tipo Gatto va in avanti, mi tocca aiutarlo, devo tornare indietro, quindi mi tocca fare anche l'esterno, quindi i numeri sono solo dei numeri. Fortunatamente sì, a volte cerco sempre, esagero un pochettino perché mi nervosisco facilmente, infatti cerco di essere grazie anche alle parole del mister domenica, sabato quando sono entrato ero abbastanza calmo, non ero calmissimo però ero abbastanza calmo. E io sì, in area di rigore anche se becco difensori come faccio l'esempio di Borghese, alla fine cerco sempre di farmi rispettare perché
Oltre ad essere siciliano è una cosa che ho dentro di me. Senti, questa espulsione 3 giornate a Chiambo, ti è servita a qualcosa anche oggi pomeriggio nel spogliatoio per parlarne? Sì, questa cosa è servita molto perché ci ha fatto capire veramente che queste reazioni sono delle reazioni che capitano a tutti, anch'io in passato non ho già fatto, cioè ancora ho 20 anni, quindi sicuramente spero di non, che non accada, ma sicuramente forse sbaglierò anch'io, però sono delle situazioni dove tu in quel momento non pensi a niente e alla fine poi ci pensi dopo la partita a freddo e dici che siamo stati dei stupidi a fare una cosa del genere. Anche perché voi sapevate, insomma, che Borghese era un difensore conosciuto per il suo atteggiamento poco simpatico. Infatti il mister aveva detto prima che io entrassi, gli ha detto proprio questo, ha detto stai attento, questo qua tende a provocarti, tende a farti del male, fare le sceneggiate. Io naturalmente non ero, come ho già detto, non ero calmissimo, perché alla fine in campo sempre, vuoi non vuoi ti arrabbi per queste cose, però alla fine sono stato calmo, abbiamo lottato, è stata alla fine una lotta sana. Sì. Se non sbaglio, varie squadre, sì. Diversi campionati, greco, belga, sì. Insomma, non ci sono tanti ragazzi come te che hanno già fatto tutto questo saltato. No, ti dirò che questa cosa mi ha aiutato molto dal punto di vista sia umano che dal punto di vista calcistico, perché io sono andato via 18 anni da Milano. A Milano abitavo con la mia famiglia che siamo trasferiti insieme a me. Sono andato via da Milano a 18 anni ed è stata durissima, ho dovuto imparare l'inglese, infatti adesso parlo 3 lingue, inglese, spagnolo, portoghese. E sono cresciuto molto dal punto di vista umano perché dovevo fare tutte cose da solo, dovevo prendermi cura di una casa, tante cose. Infatti secondo me se uno ha queste possibilità è meglio coglierle subito, salire subito sul treno e andare a fare queste esperienze che ti fanno maturare dal punto di vista umano e come oggetto calcistico. Fortunatamente poi ho avuto, dopo vari giri, la chiamata pure del Monaco, che è una grande squadra a livello internazionale, e adesso è arrivata questa opportunità del Lanciano, che io sono molto contento di essere qui e sono molto felice perché ho anche io pressato il Monaco per venire qua. Perché questo? No, avevo voglia di tornare in Italia, poi anche parlando col direttore Leone, che era stato lì pure lui a Monaco con me e il mio agente. Cioè alla fine ho preso questa occasione al volo perché avevo voglia di tornare in Italia e voglio mettermi in gioco qua. E fortunatamente ho trovato un gruppo eccezionale che mi sta aiutando e mi ha fatto subito integrare, come anche con loro ci siamo integrati subito.